giunge a compimento il percorso della prima edizione di Piemonte Factory, il Film Lab Contest promosso dall'associazione Piemonte Movie e dedicato ai filmmaker under 30, che mercoledì 30 novembre ha mostrato il frutto del suo lavoro nell'ambito del Torino Film Festival. Un progetto che fa tesoro dell'esperienza di 3 edizioni di Torino Factory e che quest'anno ha allargato l'orizzonte all'intera regione. 58 giovani troupe hanno risposto alla call presentando video della durata di 3 minuti, tra i quali il direttore artistico Daniele Gaglianone ha selezionato i 9 team che hanno potuto concretizzare i propri progetti affiancati da professionisti del settore. Un interscambio tra quello che un mondo professionale torinese, piemontese, molto forte della settima arte e chi si affaccia sulla settima arte, proprio perché ci piace che ci sia un passaggio di sapere, un passaggio di consegne anche, che nascano da questi rapporti con il tutor anche le possibilità poi magari per questi ragazzi giovani di entrare in staff con alcuni dei professionisti che stanno lavorando. Quest'anno abbiamo allargato questa iniziativa dalla città alla regione e quindi abbiamo incontrato territori diversi, autori che vengono da non solo da Torino. E il lavoro quest'anno è stato molto, molto intenso. Devo dire che quando si fanno questi salti è chiaro che ci sono dei rischi in più, ma ci sono anche degli stimoli in più. Secondo me alla fine l'equilibrio è a favore positivo, insomma. Dopo la presentazione del progetto in conferenza stampa al Museo Nazionale del Cinema, nel pomeriggio i lavori sono stati proiettati al Cinema Lux 1. 8 cortometraggi di fiction e un documentario, molto diversi l'uno dall'altro, realizzati sotto l'attenta ed esperta direzione di Daniele Gaglianone. Grazie a Daniele Gaglianone, che dà comunque un rigore artistico molto curato. Impostando bene il lavoro nel corso di questi mesi, riesci a far tenere la barra dritta ai più e a portare a casa degli ottimi risultati anche dal punto di vista artistico. Quindi siamo molto contenti dei lavori che presenteremo e che qui al Torino Film Festival, perché riteniamo che alcuni di questi siano proprio di un'ottima qualità. E quindi insomma, devo dire che sono 9 lavori molto eterogenei. È una cosa anche che io, in quanto direttore e selezionatore di progetti, cerco di sostenere l'eterogeneità, perché credo che iniziative di questo genere servano per raccogliere, captare l'aria che tira in giro. Insomma, che cosa i giovani autori hanno intenzione di raccontare, come si vogliono esprimere, attraverso quali modalità, quali generi. Un progetto, quello di Piemonte Factory, che mira a valorizzare gli autori emergenti, mettendoli in condizione di utilizzare al meglio le potenzialità espressive del mezzo cinematografico. Non bisogna farsi ingannare dagli avanzamenti tecnici, dall'evoluzione tecnica, perché non è detto che questo comporti automaticamente la qualità del prodotto. Può essere magari una qualità visiva di montaggio, ma non è detto che dietro poi ci sia una consistenza e una forza di quello che deve essere poi il messaggio cinematografico, la costruzione cinematografica, ed è quello che noi cerchiamo invece di dare con l'affiancamento dei tutor e la direzione artistica di Daniele Gaglianone nel corso di questo progetto e del percorso che si svolge all'incirca in un anno sostanzialmente.